Pistacchio ti amo, insomma le confido che è una passione condivisa, questo bellissimo stand qui in Piazza San Jacopo. Esattamente, sì, ho voluto improntare proprio questo brand Pistacchio ti amo per un po' anche per richiamare un po' l'affetto e l'amore verso un prodotto che è parecchio bisfrattato, ma c'è un valore immenso. Ecco, poi noi siamo anche della zona perché abbiamo due attività e ovviamente sono delle aziende di Bronte con cui collaboriamo, e dunque questa è una cosa, un vanto, e ci permette anche di avere questa affluenza e ci fa un immenso piacere. Ecco. Quindi dalla Sicilia ad Arezzo con amore insieme al pistacchio per il Natale aretino, che finalmente è tornato, anche voi siete tornati finalmente nelle piazze tra la gente. Finalmente, infatti era questo il messaggio che si voleva dare. Di far ritornare un po' di normalità con un po' di spensieratezza, un po' di leggerezza, che questo non guasta mai. Insomma, ci siamo abituati alle mascherine e a tutto, vediamo che stanno tutti decisamente apprezzando. Buona la prima, insomma. Sì, buona la prima, avevamo un po' di timore, ma nello stesso tempo anche convinti che potevamo fare del bene. È un banco nuovo, è un banco monotematico, quindi è un po' una Sicilia un po' diversa che ci piace portare in giro e speriamo che ci dia tanta soddisfazione, ma soprattutto che lasci contenti gli aretini e tutti gli avventori. Vuole assaggiare un buonissimo e acquistare un buonissimo pistacchio in tutte le declinazioni, dove deve venire qui in San Jacopo? Come vi chiamate? Sì, noi ovviamente abbiamo due attività, una a San Leo e una a Ceciliano, poco fuori Arezzo, insomma, nelle zone limitrofe. E da lì, insomma, noi abbiamo anche dei prodotti che, quanto riguarda, spaziamo un po' dal salato al dolce, con degli oli, con delle conserve, e quindi cerchiamo, insomma, di abbracciare un po' tutta la Sicilia, ecco questo. Mentre pistacchio ti amo fino alla Befana qui in Piazza San Jacopo. Noi rimaniamo fino al 26, però cercheremo anche fino al 26 di lasciare un buon ricordo, una buona impronta, ecco, questo è importante. Grazie Arezzo, vi aspettiamo. Ciao.